Ritengo doveroso fare da ultimo una precisazione. Poco fa sono stata anche oggetto di commenti poco carini che riguardano una comunicazione di avvio di procedimento di sospensione di attività ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dell'evasione dei tributi locali. Io ci tengo a fare una precisazione. In queste giornate molto difficili. Le precisazioni sono dovute perché spesso e volentieri mi ritrovo a essere oggetto di attacchi che davvero faccio fatica a comprendere. Le lettere che sono state recapitate ai tantissimi commercianti a diverse attività commerciali che prevedono la sospensione dell'attività commerciale se non si provvede alla regolarizzazione dei tributi sono state recapitate, ci tengo a precisarlo, durante il mese di settembre, quindi prima dell'insediamento di questo sindaco e prima dell'insediamento dell'amministrazione comunale. Preciso altresì, proprio al fine di fare informazione corretta, perché ritengo l'informazione corretta alla base anche della democrazia all'interno di questo paese. Preciso altresì un'altra cosa, che l'amministrazione comunale sta lavorando a un pacchetto di misure e chiaramente a predisporre la modifica dell'attuale regolamento comunale, la cui approvazione è di esclusiva e sarà di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Stiamo lavorando a un pacchetto di proposte che sarà portato in giunta e che successivamente verrà portato per l'approvazione in Consiglio Comunale, perché il regolamento ad oggi vigente e che è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16 dicembre 2019 potrà essere modificato soltanto con una nuova delibera di Consiglio Comunale. Questo tengo a precisarlo perché non vorrei trovarmi oggetto di accuse, non è mai gradevole lavorare seriamente con massima dedizione e trovarsi al centro di attenzioni, al centro di accuse assolutamente infondate. Tra l'altro tengo a fare anche una precisazione che durante l'approvazione del regolamento la sottoscritta, che all'epoca era un consigliere comunale, era assente dall'aula. Questo ci tengo a precisarlo perché io non ho votato all'epoca l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale di cui si tratta e sulla base del quale sono state inviate nel mese di settembre le lettere a tantissime attività commerciali. Io sono dalla parte dei commercianti, sono dalla parte dei miei cittadini, lo sarò sempre e stiamo lavorando seriamente per un pacchetto di misure, ripeto, per consentire la modifica del regolamento. Modifica che chiaramente spetterà, ripeto, all'intero Consiglio Comunale, che sono certa sarà sensibile, come lo è sempre stato, alle richieste, alle esigenze dei cittadini e di tutte le attività commerciali.